9 febbraio a Vicenza incontrano i risparmiatori, messaggio di 15 associazioni per i leader della Lega. Processo BPD, nuova udienza nell'aula bunker di Mestre, un pool di regali presente in stanza contro Consob e Banca d'Italia. La sperimentazione della ZTL a fascia aria in corso Fogazzaro, il sindaco va avanti. Front office, a poco più di un mese dal ritorno in piazza Viale, i commercianti sentono già i primi benefici. AIM, ASGM, sindaci firmano la lettera d'intenti, Rucco e Smuarina pongono le basi per la nuova multiutility. E agli arresti domiciliari, ma scende in strada con manganelle e pistole, in casa di agenti trovano un arsenale. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Vicenza. In primo piano ancora una volta il crack BPV, perché sabato Salvini e Di Maio saranno proprio in città per incontrare i risparmiatori. La maggior parte delle associazioni però non sarà presente e allora per questo oggi hanno affidato un messaggio al segretario cittadino della Lega da recapitare proprio al vice premier Matteo Salvini. Il grande giorno, sabato 9 febbraio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due soci di maggioranza del governo giallo-verde, incrociano le loro traiettorie politiche a Vicenza, dove al centro sport Palladio incontrano le vittime del crack delle banche popolari venete. Attenzione però, non ci saranno i risparmiatori di ben 15 associazioni accreditate al Ministero dell'Economia e della Finanza. Non ci saranno, ma hanno un messaggio da consegnare al capitano della Lega. Per farglielo arrivare vanno create le condizioni adeguate. Innanzitutto è necessario un luogo simbolo, come il Teatro Olimpico di Vicenza. E adesso serve un portavoce delle 15 associazioni di risparmiatori, Patrizio Miatello. Infine ci vuole un portavoce vicentino del Carroccio. Il segretario cittadino della Lega, Matteo Celebron, è perfetto. Mettiamoli uno di fronte all'altro e il gioco è fatto, possono iniziare. Sottolineo che è molto grave che su 20 associazioni accreditate al MEF ne siano state invitate 5 e 15 sono state escluse. Questo è estremamente grave, perché dentro a quella assemblea non ci saranno le associazioni che hanno combattuto fin dall'inizio per il fondo, e questo non va bene. Messaggio ricevuto, mi farò da portatore nei confronti di Matteo Salvini di tutti quei risparmiatori che non sono stati invitati e non potranno essere presenti all'assemblea. Sì, deve essere chiaro che al Senato è stato il 5 Stelle che ha cambiato la legge. Ora c'è il problema, no, dell'Europa, c'è un problema che il codice civile non permette allo Stato di indennizzare gli azionisti, che è anche giusto. I veri risparmiatori non hanno problemi di farsi giudicare da un arbitro. Questo però ha comportato un ritardo. Se in fondo non viene attuato il 9 e quindi l'11 noi abbiamo la conferma che viene attuato, i 5 Stelle si sono presi una responsabilità enorme, perché noi lanciamo una manifestazione contro chi ha gambizzato e ritardato il fondo. Prendo atto e mi farò da portavoce nei confronti di Salvini perché si trovano le procedure corrette affinché il fondo parta e i risparmiatori finalmente vengano risarciti. Bene, Patrizio Miatello, a nome delle 15 associazioni di risparmiatori, farà avere una lettera a Matteo Celebron da consegnare al leader della Lega, Matteo Salvini. I due ora si stringono la mano. Una cosa è chiara, servono risposte, urgentemente. Perché quella del 9 febbraio non sia solo una passerella politica. E ancora il processo proprio per la Popolare di Vicenza, c'è stata un'istanza di un pool di regali che ha chiesto che Banca d'Italia e Consob siedano nel banco degli imputati e non tra le parti civili. Avrebbero dovuto operare in maniera diversa, sostengono i regali.
processo Banca Popolare di Vicenza, repliche e controrepliche, ancora un'udienza tecnica quella che si è tenuta in aula Bunker a Mestre, dove attualmente il procedimento dal Tribunale di Vicenza è stato trasferito per carenza di spazi. Oggi è stata la volta delle parti civili replicare le questioni sollevate dai difensori degli imputati. Le repliche riguardano questioni di natura sia generale sia particolare, sia questioni relative a vizi di forma che vizi di sostanza contestati dai difensori degli imputati e sui quali noi stiamo puntualmente ribattendo. Una cinquantina almeno gli interventi, ma a contrassegnare quest'udienza è stata la presentazione al collegio giudicante di un'istanza scritta a quattro mani che mira a ribaltare completamente la posizione del processo di Banca d'Italia e Consob. L'esclusione che abbiamo chiesto della Banca d'Italia e della Consob, in quanto riteniamo che non vi siano gli estremi processuali e nemmeno sostanziali per essere nel banco, diciamo, delle parti civili. La Banca d'Italia e la Consob, a nostro modesto avviso, dovevano fare molto di più di quello che hanno fatto e quindi hanno contribuito con delle omissioni nella vigilanza a una situazione che è evidente. Anche perché in procura a Vicenza sarebbero depositate alcune denunce e querele contro l'operato di Banca d'Italia, di cui gli avvocati non sanno ancora che fine faranno, se ci sono iscritti nel registro degli indagati o se vi siano fascicoli aperti, ma di una cosa sono convinti. A nostro parere Banca d'Italia dovrebbe essere stata seduta nel banco destro degli imputati e non in quello sinistro delle parti civili. E ora torniamo ancora sulla sperimentazione della ZTL a fascia oraria in corso Fogazzaro. Siccome si rincorrono molte voci, cerchiamo di fare chiarezza. Tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità sulla nuova ZTL a fascia oraria in corso Fogazzaro. Sfatiamo i falsi miti punto per punto. Primo, non è vero che la sperimentazione è targata centrodestra. Il sindaco Francesco Rucco l'ha presa in considerazione esattamente come l'avrebbe presa in considerazione il centrosinistra se avesse vinto Otello Dalla Rosa, come dimostra la sottoscrizione del contratto di Rete Veneta da parte non di uno, ma di tutti e due i candidati. Mi sento di sottoscriverle, con qualche piccola precisazione che ho scritto, ma mi sento di sottoscriverle. Lo sottoscrivo, l'impegno con Rete Veneta a portare avanti per la città questi punti che abbiamo condiviso. Secondo, è vero che alcuni residenti non vogliono aprire la ZTL, ma è anche vero che il silenzio e la quiete sono garantiti dal semaforo rosso dalle 8 di sera alle 8 del mattino, in una strada che comunque non è di passaggio. È vero peraltro che la maggioranza schiacciante dei commercianti chiede la sperimentazione e sostiene con forza il sindaco. Caro Francesco, caro sindaco di Vicenza, tieni duro e prova questa sperimentazione. Caro sindaco, apprezziamo l'impegno e la parola che ha tenuto quanto prima. Il caro sindaco, mantenga quello che ha promesso. Caro sindaco, ci dia la possibilità di fare questa sperimentazione il più presto possibile perché i tempi stringono. Caro sindaco, grazie, la scelta è corretta e la strada ha bisogno di un passaggio. C'è bisogno di passaggio, passaggio anche nuovo. Sindaco, andiamo avanti, che noi aspettiamo qua la strada aperta, che sono da anni che aspettiamo questo momento, grazie. Terzo, non è vero che la giunta è spaccata e che il sindaco sta mettendo in dubbio la sperimentazione. Nessuna frenata, le carte non verranno rimesse in tavola nella riunione del 14 febbraio coi consiglieri di centrodestra. Al contrario, il sindaco stesso a Rete Veneta ieri ha confermato che il progetto va avanti. Semmai si tratta di fissare le regole di una valutazione di impatto della ZTL a fasce orarie. In altre parole, bisogna sin d'ora stabilire in base a quali criteri il periodo di sperimentazione dovrà essere considerato negativo e allora tra sei mesi si tornerà indietro, oppure positivo e in tal caso la ZTL a fasce orarie diventerà definitiva.
Esatto, saranno anche concertati, diciamo, all'interno anche della struttura tecnica del comune per capire quali sono i criteri di riferimento per poter determinare se la sperimentazione è andata a buon fine oppure no, quindi se riaprire in via definitiva il tratto di strada oppure lasciarlo chiuso. Una volta che avrete individuato questi criteri per valutare l'impatto di questi mesi di zona a traffico limitato a fasce orarie, si potrà partire finalmente con la sperimentazione? Ma direi di sì, questo è l'obiettivo. Poi quanto dobbiamo aspettare? Qualche settimana. Bene, speriamo di aver fatto chiarezza. Noi di Rete Veneta ovviamente continueremo a monitorare l'attuazione della ZTL a fasce orarie in corso Fogazzaro per un'informazione di qualità a denominazione di origine controllata. E come sempre, come nel caso di Corso Fogazzaro, potete continuare a segnalare se avete un problema davanti a casa vostra o cosa non va nella vostra città. Come sempre potete dirlo al vostro sindaco attraverso i recapiti che vedete in sovrimpressione. Restiamo proprio in città perché a poco più di un mese dal ritorno del front office in Piazza Biade, noi di Rete Veneta siamo tornati a sentire i commercianti per i quali si sentono già i primi benefici. Sono riaperti operativi dal 24 dicembre, regalo sotto l'albero per la città, gli sportelli di servizio al cittadino in Piazza Biade 26 nel vecchio Palazzo degli Uffici. 24 dicembre scorso, come promesso dall'amministrazione Rucco e documentato da Rete Veneta, il front office, l'ufficio anagrafe, torna in Piazza Biade salutato dai sindacati. È la fine di un incubo, durato 7 mesi. E una risposta dell'amministrazione ai commercianti. Per la felicità anche del centro storico dei commercianti, perché si era perso un'utenza importante e anche determinante per il territorio. Ebbene, a poco più di un mese dal trasferimento degli uffici siamo tornati in Piazza Biade proprio di giovedì, giorno di mercato, per capire se effettivamente il tanto atteso ritorno abbia sortito gli effetti desiderati. C'è più movimento, sì, qualcosa in più c'è. E quindi insomma diciamo che è meglio per noi, per i bar, per tutte le attività. Quanto è aumentato? 20%. Senz'altro, sì, c'è un po' più di movimento. Non grandi cose, però pensavamo molto di più. È ancora poco tempo forse che sono per vedere una netta differenza, comunque speriamo di sì, dai. Sì, sì, penso che adesso magari ci vorrà del tempo per vedere l'effettiva differenza, però penso che possa essere utile. Sì. Questo ritorno degli uffici è importantissimo perché da quando loro sono andati via c'è molta, ma dico molta meno gente che gira qua in piazza. E io noto un po' più di movimento rispetto a un anno fa e speriamo che tornino tutti quanti, anche per il discorso del comune, che tornino tutti gli uffici aperti, perché il lavoro è molto duro, c'è molta difficoltà a portare a casa il pane da mangiare e se c'è già meno gente in piazza è molto più difficile per noi commercianti portare a casa qualcosina. AIM AGSM, oggi il primo passo che porterà alla fusione delle due multi utility del Veneto. AIM AGSM, se non è ancora matrimonio, è sicuramente un fidanzamento. I due sindaci, Francesco Rucco per Vicenza e Federico Sboarina per Verona, oggi hanno firmato la lettera di intenti che porterà alla fusione tra le due aziende municipalizzate per arrivare a creare la più grande multi-utility del Veneto. L'obiettivo è dar vita a una società pubblica che eroghi servizi sempre più efficienti, con vantaggi economici per i cittadini e bollette meno care. Per Vicenza viene coinvolto il gruppo AIM nella sua interezza, tutelando l'occupazione. Tra i due sindaci c'è stima e sintonia e l'impegno è quello di andare a tappe forzate verso l'aggregazione strategica. Ed ora ci occupiamo di viabilità, una piccola rivoluzione è quella che attende a partire dal prossimo lunedì 11 febbraio il quartiere Laghetto. L'assessore Cicero infatti ha scelto di invertire i sensi di marcia, sentiamo esattamente come. Noi attuiamo una piccola variazione di circolazione che consiste nell'invertire questa parte di Via dei Laghi, il senso unico finale del tratto finale, che oggi è in ingresso, domani sarà in uscita. Una piccola rivoluzione? A volte proprio quelle piccole possono essere però le più efficaci, soprattutto quando si parla di viabilità, e questa a Laghetto, targata Claudio Cicero, assessore a Palazzo Trissino, ancora una volta si colloca tra queste. Di più, questo piccolo intervento della prima parte del lago di Matese che adduce fino al lago di Trasimeno, quindi oggi in uscita
domani in ingresso. Questo è il cambiamento della mobilità, quindi modesto ma efficace. Ci è stato chiesto dalla cittadinanza che abita in zona. Il precedente modello, quello attuale, era stato fatto per evitare dei bypass rispetto alla rotatoria che non c'era a suo tempo della Marosticana. La rotatoria ha stabilizzato i flussi rendendo inutili agli automobilisti per raggiungere i luoghi desiderati passare per le strade interne, consentendo così una nuova viabilità. E soprattutto per quanto riguarda quel quadrante che era costretto a fare dei giri inutili per poter raggiungere la propria casa. Ma una rivoluzione per essere tale in porta con sé anche altri cambiamenti, sempre nell'ottica di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze dei residenti. Così si aggiunge anche una nuova variazione del percorso dell'autobus da Poleggio e verso Vicenza. In direzione Poleggio, quindi oggi fa questo giro, domani farà questo giro. Nella parte invece di direzione Vicenza, quindi provenendo da Poleggio, oggi fa questo giro, mentre domani farà questo giro. Proseguono senza sosta i controlli in Campo Marzio, nuovo blitz della pattuglia antidegrado. Campo Marzio a Vicenza, osservato speciale. Alle denunce di spaccio di comitati rispondono le pattuglie antidegrado. Gli agenti hanno fermato uno spacciatore nigeriano e segnalato alla prefettura due consumatori abituali, di cui una minorenne. L'ennesimo scambio, una giovane che parla con lo straniero che le passa successivamente un involucro e poi le telecamere che inquadrano la minorenne, 17 anni, che si avvicina ad un gruppetto di ragazzi in via Roma. A quel punto la pattuglia interviene, identifica tutti i ragazzi, mentre la 17enne consegna spontaneamente lo stupefacente hashish appena comprato. Evade dai domiciliari e spara in strada. Dai controlli in casa gli agenti gli trovano un vero e proprio arsenale. Volante in strada Casale. Agli arresti domiciliari esce di casa con manganello telescopico e pistola, inveendo contro una fantomatica ragazza e sparando colpi d'arma da fuoco. In casa gli agenti trovano un arsenale tra coltelli e armi giocattole sprovviste di tappo rosso, da un fucile d'assalto, due revolver, due semiautomatiche e 80 cartucce 9 mm. Nei guai Matteo Bollito, 26 anni, non nuovo a queste situazioni. A dare l'allarme il figlio di una vicina che era passata a trovare l'anziana madre. Il 26enne è stato denunciato per evasione, ma potrebbe dover rispondere anche di esplosioni pericolose e procurato allarme. Ed ora vediamo le altre notizie della giornata da Vicenza e provincia. Zigliano, 18enne studentessa in Australia, salva la vita di un 13enne. La giovane, oltreoceano per studio ed ospite di una famiglia locale, stava nuotando nell'oceano col figlio minore della coppia quando sono stati catturati in una forte corrente. Il sangue freddo della ragazza e la sua volontà hanno consentito che la nuotata non si trasformasse in tragedia ed entrambi i giovani sono riusciti a tornare a riva. Vicenza, il 14 gennaio aveva investito un pensionato che stava attraversando sulle strisce pedonali in Viale Trieste. Poi, vista la situazione del 73enne a terra, aveva dato l'allarme al SUEM e era fuggito prima che arrivassero i vigili. La vittima aveva riportato una prognosi di 10 giorni. Ora la polizia locale ha rintracciato l'automobilista, un 36enne che abita in città, denunciato per lesioni e multato per 3.577 euro per guida con la patente revocata. Arsiero torna a colpire il killer dei gatti, ma questa volta il pronto intervento di un volontario che si occupa con la moglie della colonia felina stabilmente residente nel cimitero di Arsiero ha evitato il peggio. L'uomo, accorso in aiuto dell'animale in fin di vita, lo ha portato dal veterinario e poi in una clinica specializzata, salvandogli la vita. Lo sconosciuto killer colpisce indiscriminatamente dai gatti randagi a quelli domestici, contro di loro spara a breve distanza due proiettili calibro 9 mm. Se non siete ancora amici di Rete Veneta, vi spieghiamo come potete diventarlo. Amici di Rete Veneta, nasce il nuovo gruppo Facebook per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti, ma anche segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi rappresenteremo i temi proposti nella community alle autorità competenti. Dunque, se non lo avete ancora fatto, mettete mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina
gli amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro, andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Ora non vi resta che aspettare l'approvazione e da quel momento in poi potrete scrivere, commentare, ma soprattutto inviarci le vostre segnalazioni. Da oggi siete voi a fare la televisione, le nostre porte sono aperte. Questa sera torna come sempre l'appuntamento con Focus e allora in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno Michele Grinzato, Francesco Pontelli, Domenico Presti, Alberto Ruggin, Riccardo Scattaretico e Carlotta Vazzoler. Da TG Vicenza invece per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata come sempre con la programmazione di Rete Veneta. Arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Cielo sereno, poco nuvoloso sulle zone montane, poco o a tratti parzialmente nuvoloso in pianura con maggior nuvolosità nel pomeriggio. Probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli in prevalenza da ovest. In quota venti in rinforzo da sud-ovest. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it